Devo vincere l'incontro. Lo ammazzo. Non può battermi. Amici miei, è arrivato il momento di parlarvi di UFC 4. Intanto un saluto da Mapo. Abbiamo visto prima delle ferie la mia live su UFC 4. Mi sono divertito moltissimo con questo nuovo genere sportivo di gioco. Tra l'altro un gioco che non richiede un volante, quindi ritorniamo al mondo del pad. Per me è stato bello, è un genere che conoscevo già perché già dal 3, non mi ricordo come si chiama, già su Xbox 360 l'avevo già provato. Avevo già provato anche una versione su One, quella precedente. So che appunto è un gioco difficile, complicato dalle migliaia di combinazioni sul pad, però non so perché con questo 4 in quella live sono riuscito ad approfondire il discorso e mi ha preso, mi ha appassionato, ho iniziato la storia, la carriera col mio personaggio Jyoti Stendo, che è praticamente un ex galeotto, insomma, che è un passaggio difficile, è stato lasciato anche dalla ragazza, c'è una figlia da mantenere, vabbè. Insomma, combatte per tirare avanti. Ho fatto 9 incontri di questa carriera, di questa storia, e li ho fatti in live. Ma ho intenzione, come avevo già detto nel video della prestagione, appunto quello che avete visto pochi giorni fa, di portare dei video di incontri singoli e di andare avanti in questa modalità per un po', di insistere, anche se non dovesse andare la serie, di provare a forzarlo un po' e anche magari cercare di formare un gruppo per il multiplayer tra amici. Questa cosa mi piacerebbe davvero tanto. Ho parlato prima di 9 incontri, adesso li andiamo a rivedere in un piccolo riassunto di quella live che già avete visto, con il mio commento di quando ho giocato. Quindi buon divertimento e giù a dare botte forti. Via col video. Quanto trecciolina? Ah, mi fa male. Dai, vieni qua. Tiriamo noi il primo colpo. Bella! Riposa, riposa. Il segreto è non dare su. Non, semplicemente non vergare e basta. Beh, non è tanto cattivo lui. Dai, dai giù, dai giù. Bella. Dai, 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 dai giù. Schivata, schivata. Dai, vai giù. Oh, che figata. L'abbia steso. Tirale la ginocchietta. Mamma mia, ginocchietta sul mento. Pira. No, io perché io a terra? Mi ha steso. Un colpo mi ha dato sto ragazzo. Mi ha steso. Non ci posso credere. Questi incontri amatoriali. Mi piace sta carriera comunque. Mi prende un pochino. Perché parti proprio dal ghetto. E ti parto con un calcio in faccia subito così. Mamma mia che stronzo sei. Pira, vieni qua, pezzo di merda. Gliene sto dando abbastanza. Anche l'altra volta l'ho fatto così, poi. Dai che cade per terra questo. Aia, aia. Dai, dai, dai. Che ti saccagno. Non mi fai lo scappo. Un altro cazzo di KO ho fatto. Non ce la farò mai. Non ce la farò mai a vincere. Porca troia, che botta. Ma io sempre a destra devo essere. Oh, stai calmo, ho capito che sei forte. Sì, sì, ma vai. Questo colpisce al corpo, bastardo. Ti stendo come suki.
Sì, sottometto subito, deciso. Bella sta gestione della sottomissione, comunque carina. Mi ha steso. Non voglio perderlo questo, ragazzi. Adesso andiamo in sottomissione di nuovo. Mi sono dimenticato già i tasti. È lui che sta morendo. Ginocchiata. Che palle sto ragazzo. Strangolamento. Ma lo sto facendo io. Ah, è lui che me la sta facendo. Fanculo. Sto strangolando il pezzo di merda. Ma è legale sta roba. Più di lui. Ma già che c'era la gomitata. No, sta mossa di karate non ci volevo. Terzo round, penso sia la prima volta che arrivo al terzo round. Guarda, mi piace un sacco le ginocchiate in faccia. Sì. Cazzo, lo stavo per stendere. No, non io, tirati su. Quarto round, wow. È finito. Patta. Andiamo ai punti. Ho vinto i punti. Che sega. Aspettavo almeno un KO. Questo in felpa gioca, ma ridicolo. Io sono quello di destra, petto nudo. Bella lì. Tirali nella centra, sto bastardo. Ah sì. Gli hanno dati un po', eh. Poi devi riposare, cioè non devi fare troppi colpi a cazzo. Non è Mortal Kombat. Volevi prendermi, bastardone. Primo round finito, minchia, sono io che devo riposare, veramente. Pam! Mamma mia. Sono stufo di ste battaglie da ghetto. Dai, levati. Alzati. Mi è incazzato come una bestia. Di nuovo calcio in faccia. Sì, muori. Ti prego. Sì, mi fa male. Fa malissimo. No, devo scappare. Stendilo. No. Finito il round così. Cosa voleva fare? Ma che cazzo mi ti permetti? Ma come ti permetti? Io sono a petto nudo. Parati. Finirà a punti, se va bene. Cos'è l'ultimo round? No, ho vinto io a punti. Ho vinto a punti, ma ancora dei knockout non li sono riusciti a fare, a parte subiti. Già ti stendo contro Devante Hunter. Lui è altissimo. Io ho 36 anni e lui 27, vabbè. Non sembra che ci sia molta gente, eh? Quattro parenti. Vai, Joe. Bella, Joe. Eh sì, la giravolta subito così. Ma come cazzo mi sei conciato? Incontro verissimo adesso, Ario. Non è la battaglia da ghetto. I calci in faccia mi piacciono sempre. Scambetto. No, in faccia no. Anch'io mi vedo male, Diego. Mi ha salvato la campanella. Oh, gli ho tirato quattro ganci. Il gong, ragazzi.
Sono fottuto. Mamma che male. Ciao. KO. Meno male che doveva essere più sega. Gio Tistendo, l'italiano di Milano. Io arrivo da 270 giorni di fermo, c'era il Covid. Mi consigliavano di non andare alle prese. Facciamoci una sottomissione. Non devo fare la sottomissione, questa è forte. Però attenzione, forse... Oh, ce l'ho fatta. Niente, ovviamente ha ribaltato la situazione a suo favore. Gancio, gancio, gancio. Credibile. Questa è forte a terra, non posso fare un cazzo a terra. Finito il round. Però non mi è piaciuto questo round. Ha accusato un sacco di colpi in faccia. Mamma mia, questo qua era... C'è stato un momento che barcollava. Avete presente in Street Fighter quando c'è le stelline? Mi sono dimenticato di finirlo. No, fa male così. Sì, meno. Dai che c'è il pubblico che è infiammato. No, non ho finito. Sputa. Dai che lo ammazziamo. Niente, non... si è già ripreso. Non vuole la sottomissione. Dai che sta mollando, è fiacco. Picchialo. E picchialo sto bastardo. Finito il round. Dai giù. K.O. Knockout, ragazzi. Cosa gli ho dato? Finalmente un knockout. Lui che si pavoneggiava delle sue 10 vittorie consecutive l'ha preso in quel posto. Santiago Ponzinibbio. Basta che mi serve un sacco umano a me. Per me lui va bene. Bello calcio circolare in salto, ragazzi. Che figata. Anche l'altra gamba? Ok, contro Sagat. Mamma mia, che tatuaggio. Devo ricordarmi la mia mossa segreta del calcio. Il calcio è facile, l'abbiamo dato subito. Esther. Ti prego, K.O., ti prego, fa il K.O. Mamma mia, cosa sono partito cattivo. Ho vinto. Minchia, che calcio in faccia gli ho tirato, ragazzi. 20 secondi è durato. Faccio paura. Qua era già distrutto e io infierivo come un bastardo giù. Forse mi sono infortunato perché il calcio in faccia provoca la rottura di due unghie. Ah, guardate già un po' di pubblico. Sembra domenica in. Dai. Bella lì, sottomissione. Dai che la UFC mi aspetta. Sono stufo degli incontri di strada, negli scantinati. Dai, liberiamoci, ragazzi. Cosa stiamo facendo qua? Rialzati, boom. Tiro un calcio in faccia e basta. E da questo? Dai, stendilo. Sottomissione. Voglio firmare il contratto, ragazzi. Bloccagli ogni arto. Per la fine round. Non è molto contento lui. Mamma mia. Ah, qua l'ho presa però anch'io sullo stinco. Dai, adesso il calcio in faccia non glielo leva nessuno. E l'ha parato, maledetto. Spaccagli la faccia. A questo biondo.
Oh, male, 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 male. E lo ripara sempre. Ma steso. Oh, il gancio mi piace un sacco. Vai, spacca il naso. Finito anche il secondo round. Le hai prese, ragazzo. Dai, adesso va tirato giù definitivamente. La resistenza è migliorata di brutto la mia comunque. E finalmente il calcio in faccia ha funzionato. Questa è la mia arma segreta. Ne ha parati due o tre, se non sbaglio. Questo era proprio spompatissimo. Mamma mia, che botta. Spettacolo.